Per quello che riguarda appunto l'aspetto organizzativo, le cose che cerchiamo di vedere, benché sono diverse, vediamo un po' cosa riusciamo a toccare, di diversi aspetti, temi e capitoli, riguardano i principi di organizzazione, la divisione del lavoro, quindi il discorso delle risorse umane, che forse chi ha seguito il seminario sulle soft skills erano più di carattere un po' personale e individuale. In questo caso la gestione delle risorse è orientata verso le mansioni, le attività, le funzioni, le task cosiddette e la loro aggregazione e la loro specializzazione, vedremo. Poi parliamo degli indicatori di performance, un altro capitolo importante, un altro paragrafo importante. Nel quale molti di voi si saranno trovati a voler misurare diverse cose o a sentire, avvertire il bisogno di connotare, di mappare, di identificare un'attività, una performance, qualcosa. E quindi il bisogno appunto di definire e di quantificare determinate cose da tenere sotto controllo. Inoltre potremmo vedere degli spunti per la gestione delle riunioni, si fanno quotidianamente o quasi, o meglio al bisogno, vedremo alcuni suggerimenti per come condurre in modo, gestire in modo efficace e appunto proficuo una riunione. E l'altra cosa, per finire, relativamente alla divisione del lavoro e collegata strettamente al discorso della divisione del lavoro, abbiamo la mappatura delle competenze. Questo è anche un altro capitolo molto, specifico dove si vanno a delineare quali sono un po' i metodi per, connotare cosa, le competenze, le abilità, al fine poi di assegnare quelle che sono le appunto le mansioni, le funzioni all'interno di un'organizzazione.